Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi siamo in compagnia di Matteo Peroni. Ciao. Ho deciso di accompagnarlo in questo giro. Siamo nella zona delle Pale di San Martino. Nello specifico siamo a Frassenè, giusto? Vicino ad Agordo. Il giro di oggi, la meta di oggi è Cima de l'Agnèr. Passeremo adesso per una breve tappa con caffè al Rifugio Scarpa e poi ci vedremo su. Chiara, bravissima, praticamente le presentazioni le faccio fare sempre a te, poi anche se non ci sei nel giro fa niente, però metti lì, fai la mia foto e parla. A posto, e ci siamo. Buono, dai, ci vediamo su. Ciao. Bene, dopo un caffettino al Rifugio Scarpa abbiamo fatto una piccola pausa, adesso ci dirigiamo verso l'attacco della via del Canalone che sale al Bivacco Biasin e poi all'Agnèr. A dopo! Bene, abbiamo superato il nevaio, adesso ci troviamo in corrispondenza dei primi tratti attrezzati, quindi ci siamo messi il casco e attacchiamo con il sentiero attrezzato del Canalone. Siamo carichi? Carichissimi! Via! Allora, siamo arrivati al bivio dove tecnicamente si collegano la via normale e il sentiero attrezzato del Canalone. Visto che è un po' tardi e visto che non abbiamo più tante forze, abbiamo deciso di mangiarci mezzo panino qua e tenerci gli ultimi 150 metri per dopo pranzo. Faticoso, ma tanta roba, ne vale totalmente la pena. Confermo, è stupendo, cioè qui è bellissimo. Secondo me non rende neanche l'idea di quanto sia bello questo posto. Quanto è buono il panino in cima alla montagna. Sì. Che spettacolo. Sai che i pomodori ci stanno proprio bene col crudo? Beh, sono i tuoi. I miei pomodori. È un abbinamento perfetto. Dovrei fare la chef. Thank you.
Bivacco Biasin, 2700 metri, 9 posti letto e adesso ci riposiamo un attimo. Eccolo! Sono morta, sono stanca, morta, provata, ma essere qua su è la soddisfazione più bella. Impagabile. 2 su 3, fatti. Yeah, grandi! E ora manca la vetta. Abbiamo alleggerito gli zaini qua al bivacco Biasin e adesso finalmente è ora della terza tappa di oggi, cioè la cima della Nier. Dai, yeah. Mamma, che spettacolo! Stupendo, grazie Matteo! Grazie a te, lo sai che quando andiamo in montagna insieme è sempre una certezza. Bellissimo, veramente, grazie che mi hai portato qui perché... Top! Thank you.
bene dopo aver fatto 14 milioni di fotografie su questa cima veramente super panoramica. Sfruttiamo le ultime ore di luce per fare la discesa, tornare al bivacco Biasin e finalmente cenare, visto che sono le 7:30. Ci vediamo dopo. Una ferrata al tramonto mi mancava, non più. Bene, prima di cenare volevo fare una piccola considerazione sull'utilizzo dei bivacchi, visto che è un argomento che ciclicamente ritorna in voga. Queste strutture possono essere utilizzate da chiunque perché sono strutture gratuite, libere e aperte, ma sono state pensate prevalentemente come strutture d'emergenza. Quindi studiate bene in che bivacco andare e soprattutto non private mai il posto a nessuno. Io generalmente quando frequento i bivacchi, e ne ho fatti parecchi, studio attentamente i luoghi in cui presumo che ci sia meno afflusso di gente, però io non posso avere la sfera magica, quindi c'è la possibilità comunque sempre di trovarlo pieno. In qualche modo ci si stringe per starci tutti, oppure se qualcuno arriva e ha più bisogno di me di stare nel bivacco, perché magari arriva da una via lunga o magari il giorno dopo deve fare una traversata, io invece magari l'ho utilizzata come meta finale, io devo liberare il posto, perché questa è la regola non scritta per utilizzare queste strutture. Stasera Nicola siamo al bivacco Biasin, ai piedi dell'Agnère. Se adesso dovesse salire una cordata di 9 persone, io e Chiara siamo attrezzati per o dormire fuori o con le frontali tornare giù, perché bisogna rispettare le strutture e le persone che ospitano queste strutture. Bene, dopo sto pippone, adesso ceniamo. Chiara, siamo pronti per la cena, cosa hai portato tu? Allora, per concludere al meglio questa bellissima giornata, ho portato già pronto Trentin grana. Giustamente. Assaggio, dimmi che ti sembra. Top. Ah, buono, bello stagionato. Sì, un po' meno stagionata lucanica di Pinè. Quindi siamo sempre nella zona. Hai proprio preso una roba tutto territoriale. Sì, assolutamente sì. Mamma mia, che classe. Quindi il mio contributo è questo. Questo, ottimo. Il mio contributo è il solito. Quindi io ho bustine e via. Che fame che girava. Abbiamo fatto andare tutto. Veramente? Infatti mi sa che non ceniamo. No, vabbè, c'era tanto da mangiare, quindi dai. Compensiamo con una bella tisanina proprio. La tisana sempre. La tisana di Chiara ormai. La tisana che è un must, cioè ci vuole, assolutamente. Ne ho portate 2 bustine, una per te. Bravissima. Vedrai che dormiremo come sassi. Assolutamente. Ne sono convinta. Bene, dopo esserci bevuti la tisana della buonanotte, come promesso, andiamo a letto, come al solito GoPro fuori, e ci vediamo domani. Buonanotte. Buongiorno dal bivacco Biasin. Chiara, com'è andata la notte? È andata benissimo. Dormito veramente bene. Non è arrivato nessuno. Materassi, tutto sommato, devo dire anche comodi. Ecco, è un bivacco isolato da Dio.
perché veramente tenendo chiuso sì. Si crea una bellissima temperatura anche essendo solo in due. Ecco, le mie condizioni appena svegliata, grazie Matteo. No, super approvato decisamente. Bene, bene, molto, quindi molto il tuo bello. Primo bivacco rosso è approvato. Sì. Ottimo. Bene, c'è anche colazione con molta calma, dato che è comunque prestissimo. Diremo il bivacco e con calma torniamo giù, sempre dalla via del Canalone. A dopo. Meritata. Super meritata. Siamo stati bravissimi. Bravo. Brava tu. Avremmo potuto farla in giornata, raggiungere la vetta nel primo pomeriggio e avere gli zaini più leggeri. Ma a noi non interessa andare in montagna in questo modo. Volevamo addormentarci insieme al sole e svegliarci quando le stelle andavano a dormire. Chiudere gli occhi dopo aver guardato la Via Lattea un'ultima volta ed aprirli quando i primi raggi passavano dalle finestre. Questa è la montagna che volevamo. Questa è la cima che abbiamo fatto, senza dover continuamente guardare l'orologio e senza dover battere i tempi di nessuno, ma contemplando tutto il bello che avevamo attorno, circondati dalle Dolomiti, le montagne più belle del mondo.